Benvenuti alla lezione numero 56 del diritto in pillole. Oggi parliamo dell'iter di una legge ordinaria. Innanzitutto, vediamo cos'è una legge ordinaria. Si parla di legge ordinaria quando si fa riferimento a una legge approvata dal Parlamento. Che materie regolano le leggi ordinarie? La politica estera, l'immigrazione, i rapporti con le confessioni religiose, la difesa, la moneta e il sistema tributario, le leggi elettorali, l'ordine pubblico e la sicurezza, la giustizia, la previdenza, la tutela dell'ambiente. È da notare che la legge ordinaria deve essere sempre conforme alla Costituzione in base appunto alla gerarchia delle fonti. Quindi è incostituzionale una legge che si trova in contrasto con la Costituzione. Una legge incostituzionale può tuttavia essere cancellata dall'ordinamento giuridico con una sentenza della Corte Costituzionale. Essa resta in vigore finché non viene pubblicata la sentenza di annullamento. Il procedimento legislativo, quindi l'iter di una legge ordinaria, si articola in quattro fasi. La prima è quella dell'iniziativa legislativa. Segue poi l'approvazione, la promulgazione e infine la pubblicazione e l'entrata in vigore della legge ordinaria. L'iniziativa legislativa. A chi spetta l'iniziativa legislativa? Secondo l'articolo 71 della Costituzione, l'iniziativa legislativa spetta ai parlamentari attraverso una proposta di legge redatta in articoli, al governo attraverso un disegno di legge presentato dal Consiglio dei Ministri, al popolo, quindi spetta a 50.000 elettori della Camera, quindi elettori maggiorenni, cittadini maggiorenni, ed è questo un caso di democrazia diretta. Ancora spetta ai consigli regionali e al CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, naturalmente in materie di sua competenza, come economia, lavoro, legislazione sociale. La seconda fase è quella dell'approvazione. Una volta sottoposto ad una delle Camere un progetto di legge redatto in articoli, questo deve ottenere l'approvazione, che può essere ordinaria o decentrata. Si parla di approvazione ordinaria quando una Camera e poi l'altra votano l'identico testo. Il procedimento di approvazione ordinaria si articola in due fasi. La prima fase è quella dell'esame della commissione in sede referente, durante la quale il progetto di legge viene valutato da una commissione permanente della Camera, scelta naturalmente in base alla materia del progetto di legge, che analizza e modifica il progetto di legge. Per esempio, il progetto di riforma sanitaria verrà analizzato dalla Commissione Salute. La seconda fase è quella dell'approvazione in aula, durante la quale il progetto di legge analizzato e modificato dalla Commissione passa poi alla Camera dei Deputati, dove viene discusso. Durante la discussione vengono presentati dai deputati degli emendamenti, che sono delle proposte di correzione degli articoli della legge. Il progetto va votato a maggioranza semplice, 50% più uno dei presenti, articolo per articolo e poi per intero. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati, il progetto di legge passa al Senato, dove segue lo stesso iter, quindi in commissione referente e poi approvazione in aula. La legge è approvata se il Senato approva l'identico testo della Camera. Se il Senato approva delle modifiche, appunto i cosiddetti emendamenti, il progetto di legge torna nuovamente alla Camera dei Deputati, che dovrà discutere su quelle modifiche apportate dal Senato. È questa la cosiddetta navetta, perché la legge fa la spola tra il Senato e la Camera dei Deputati. Da notare che la navetta allunga i tempi di approvazione di una legge ordinaria, anche di anni, ma c'è da dire che garantisce maggiore riflessione.
E poi abbiamo l'approvazione decentrata, che si ha quando la Commissione non si limita ad analizzare e modificare il progetto di legge, ma lo approva definitivamente. Si parla in questo caso di Commissione in sede deliberante. Sia la Camera dei Deputati sia il Senato sono le due rispettive commissioni in sede deliberante a votare l'identico testo. Anche in questo caso esiste la cosiddetta navetta, mediante la quale la legge fa la spola tra le due commissioni. È da notare che da un lato con il procedimento decentrato l'approvazione è sì più veloce, ma dall'altro la legge viene approvata da un numero ristretto di persone, sminuendo in certo qual modo il potere legislativo delle Camere. Ecco perché la Costituzione ha previsto delle limitazioni. Innanzitutto si può sempre passare dal procedimento decentrato a quello ordinario, se lo richiede il governo, oppure un decimo dei membri di una Camera, oppure un quinto dei componenti della Commissione. E poi, sulla base dell'articolo 72 della Costituzione, il procedimento ordinario deve sempre essere adottato per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. La terza fase è quella della promulgazione. La promulgazione avviene ad opera del Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione della legge dal Parlamento. Se il Presidente della Repubblica riscontrasse delle irregolarità di tipo formale, per esempio l'iter non si è svolto secondo la Costituzione, a quel punto può inviare un messaggio alle Camere, motivando la sua mancata promulgazione. Tuttavia, se le Camere approvano la legge così com'era, il Presidente della Repubblica non può rifiutare di concedere la promulgazione. Insomma, il Presidente della Repubblica non può rifiutare la promulgazione all'infinito, ma solo una volta, perché il suo operato potrebbe condizionare quello del Parlamento. E veniamo all'ultima fase, quella della pubblicazione. La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, la cosiddetta vacatio legis. La vacatio legis, che significa appunto assenza temporanea della legge, è il periodo che intercorre tra la pubblicazione e l'entrata in vigore ed è un periodo durante il quale la legge esiste, ma non produce ancora effetti giuridici. Allo stesso tempo si dà la possibilità ad ogni cittadino di conoscerla prima che entri in vigore. Grazie dell'attenzione e alla prossima lezione.